a tutti, io sono Valerie e bentornati in un altro video. Sapete che a gennaio c'è un po' la carrellata di video tipici di inizio anno e quindi, come prevedibile, il video di oggi sarà un BookTag, vale a dire il New Year Resolutions. Prima di iniziare, come sempre, giù nell'info box trovate tutti i link ai miei social network, anche quella è la mia affiliazione Amazon, e se comprate là io riceverò una piccola percentuale e a voi non sarà dato nessun sovrapprezzo che mi aiuterà a mantenere Instagram ed il canale. E a questo punto, senza sniscare oltre, direi di cominciare. Cominciamo. Un autore che vorresti leggere e che non hai mai letto prima. La risposta a questa domanda per me è leggermente scontata perché di questa autrice ho due libri in libreria, ma non ho letto nessuno dei due, vale a dire Alix Arrow. Ed in particolare vorrei riuscire a leggere, ancora prima delle 10.000 porte di January, che un po' mi spaventa, Streghe in Eterno, appunto, dell'autrice, ovviamente. Come ho detto, le 10.000 porte di January, che è il suo primo libro, quello uscito inizialmente in Italia, un po' mi spaventa perché si tratta, a quanto ho capito, di una cosa metaletteraria o comunque di libri che parlano di libri. E questo molto spesso a me crea confusione durante la lettura, quindi non sempre questo genere di libri mi piacciono. Però Streghe in Eterno mi ispira molto e quindi vorrei dare una possibilità all'autrice prima leggendo questo e poi leggendo Le 10.000 porte di January. Vedremo come andrà in questo 2022. Tra l'altro, questo libro è un mattone, quindi a ben vedere in realtà mi sarebbe convenuto più iniziare con Le 10.000 porte di January perché è più piccolino, mentre Streghe in Eterno è un bel mattoncino. Però niente, a me non piacciono le cose facili e quindi voglio iniziare da questo. Seconda domanda, un libro che vorresti leggere? Ce ne sono decisamente tantissimi perché ho una pila della vergogna pressoché infinita, ma uno che mi sta tormentando in maniera positiva per essere letto è Fiori per Algernon di Daniel Keyes. Come sapete, soprattutto se mi seguite da un po', Keyes ha scritto uno dei miei libri preferiti in assoluto, vale a dire Una stanza piena di gente. Quella è una biografia medica, poi ha scritto anche La Quinta Sally, che è un romanzo, sempre focalizzato sul disturbo dissociativo di identità, esattamente come lo era Una stanza piena di gente perché parla della vita di Billy Milligan, mentre Fiori per Algernon vira un po' di argomento. Siamo sempre in ambito scientifico, ma il nostro protagonista è un topo che a causa di alcuni esperimenti sviluppa un'intelligenza fuori dal comune. Non è un libro che rientra generalmente in quello che leggo, ma proprio per questo mi ispira tantissimo. Diciamo che Daniel Keyes è un po' la mia eccezione, ma anche no quando si tratta di libri, perché a me piacciono molto i libri che trattano di medicina, soprattutto appunto come Una stanza piena di gente o L'uomo che scambiò sua moglie per un cappello di Oliver Sacks. Ma non è qualcosa che leggo frequentemente, anzi, ne leggo pochi. Fiori per Algernon mi tentava già da un bel po', infatti l'ho comprato più o meno a fine 2021, ancora non ho avuto l'occasione di leggerlo, ma spero di farlo presto, perché sono sicura che non mi deluderà, che Keyes è un ottimo scrittore. Terza domanda, un classico che vorresti leggere? Anche qua le risposte sono pressoché infinite perché ci sono moltissimi classici che io non ho ancora letto e che tengo in libreria. Ma ce n'è uno in particolare che in realtà è un classico moderno, che mi preme leggere, soprattutto perché tra un po' esce il film, tra un po' è relativo, dato che doveva già uscire da un bel po', però comunque dovrebbe uscire il film. E sto parlando, almeno dovrebbe uscire nel momento in cui sto registrando, in ogni caso. E sto parlando di Assassinio sul Nilo o Poirot sul Nilo di Agatha Christie. Di questo libro, appunto, devono fare un film, deve uscire un film, credo che sia stato già prodotto, il trailer è uscito anni fa, ma ancora non ho avuto l'occasione di leggerlo. Io il libro ce l'ho da un bel po' anche. E la Christie è ancora una volta una delle mie autrici di eccezione perché non leggo gialli, i gialli non mi piacciono, ma la Christie riesce a farmeli piacere, quindi sono curiosa di vedere anche questa avventura con Poirot, questa volta sul Nilo, come si concluderà. Non sono riuscita ancora a farlo, speriamo nel 2022 per riuscirci perché vorrei leggere prima il libro e poi vedere il film. Andiamo avanti, quarta domanda che è un po' particolare per quanto mi riguarda, un libro che desideri rileggere. Sarò sincera, a questa domanda non ho la risposta, principalmente perché io non rileggo i libri, o meglio, li rileggo ma soltanto in determinate e rarissime occasioni. Nel 2021 non ho avuto l'urgenza di rileggere nulla, non c'è nulla che voglio rileggere.
e quindi non penso che nel 2022 rileggerò qualcosa. Di solito mi capita di rileggere libri quando sono nel blocco del lettore e magari voglio leggere un romance di cui ricordo pochissimo, oppure quando voglio rileggere una delle saghe del mio cuore, ad esempio quasi ogni anno, ormai io sì, quasi ogni anno rileggo Harry Potter, un libro all'anno, oppure mi è capitato di voler rileggere Twilight, di voler rileggere Shadowhunters, ma non è una cosa di cui sento il bisogno, quindi non penso che quest'anno rileggerò nulla, principalmente perché mi piace focalizzarmi su nuove storie piuttosto che rileggere quelle passate, appunto, eccetto qualche eccezione. Quinta domanda, un libro che hai da secoli e che senti il bisogno di leggere. So che tutti vi aspettate che io nomini Regina dell'Aria delle Tenebre di Cassandra Clare, ma ormai sappiamo che la relazione tra me e quel libro è a dir poco complicata, e quindi vi nomino un altro libro che ho comprato nel 2021, quindi in realtà non ce l'ho da secoli, ma che voglio davvero leggere, vale a dire Casa di Foglie di Mark Danieleschi. Spero si pronunci così. Perché ho scelto proprio questo libro piuttosto che appunto libri che ho magari da più tempo rispetto a Casa di Foglie? Semplicemente per l'unicità del libro. Casa di Foglie è un libro di letteratura ergotica ed è un libro molto particolare anche graficamente. Ad esempio, questa è una delle pagine più semplici, tra virgolette, che ha. Perché abbiamo davvero tantissime pagine strane. Graficamente è un ottimo libro. Ecco, vorrei farvi vedere anche quelle un po' più particolari oltre a queste che sono abbastanza lineari, ma al momento non la trovo. Oh, eccola qua, l'ho trovata. In ogni caso, Casa di Foglie è uno di quei libri che mi spaventa quasi a morte perché so già che sarà un libro complicato da leggere, ma comunque voglio leggerlo. Nel 2022 vorrei rapportarmi di più a questo tipo di letteratura, non soltanto con Casa di Foglie, ma Casa di Foglie è quello che mi chiama con più insistenza. E quindi ho deciso di inserirlo come risposta in questa domanda, non perché è il libro più vecchio che ho, ma perché è quello che più di tutti mi preme leggere. Anche perché in realtà dopo la fatica passata nel cercare questo libro, perché è stato introvabile davvero per tanto tempo, poi è stato ristampato, sinceramente vorrei dargli la priorità. Sesta domanda, un grande libro che vorresti leggere? Non il più grande di quelli che ho in TBR, ma uno dei più grandi, vale a dire L'Impero del Vampiro di J. Christoph. Perché non l'ho ancora letto? Il 2021 non è stato un grande anno per quanto mi riguarda. Ho fatto poche letture rispetto al mio solito e le ho fatte mediocri. Ci sono state poche buone letture. E ci sono stati molti mesi di reading slump. Ed è il motivo per cui non ho letto L'Impero del Vampiro appena uscito, nonostante ne avessi voglia, perché sapevo che l'avrei interrotto. Quindi arrivato al 2022 ancora non l'ho letto, ma questo sarà il suo anno, perché sono molto curiosa di leggere dopo anni, credo sì, siano passati anni, un libro sui vampiri, o comunque un libro con i vampiri, perché è un bel po' che non ne leggo e lo stile di Christoph comunque mi piace. La mole mi spaventa un po', ma niente di eccessivo. Continuiamo, un autore che hai già letto e di cui vuoi leggere altro. La mia risposta forse vi sorprenderà perché è un'autrice che è tra le mie preferite, ma negli ultimi 2 anni, credo, mi sono parecchio lasciata andare con le sue pubblicazioni e quindi non sono in pari. E sto parlando di Colleen Hoover. Mi mancano 3 libri, sì, di Colleen Hoover da leggere, e a gennaio ne è uscito un altro, ne sta per uscire un altro, dipende quando farò uscire questo video, però spero di rimettermi in pari con l'autrice, perché comunque la Hoover è una delle mie autrici preferite romance, lo sapete, scrive divinamente, solo che le sue storie non sono facili da digerire, perché non sono romance carini, coccolosi, facili da leggere, divertenti, leggeri. Anzi, generalmente sono storie sì d'amore molto intenso, ma molto drammatiche anche. A lieto fine o non a lieto fine, dipende da come le gira. Quindi cercherò di rimettermi in pari, perché comunque voglio leggere gli ultimi 3 libri che mi mancano, vale a dire Lila, Regretting You e Heart Bones, ma vedremo come andrà questo 2022. Poi c'è l'ultimo libro che appunto uscirà a gennaio, sta uscendo a gennaio, cioè Reminders of Him. Vedremo come andrà.
Ottava domanda, un libro che hai ricevuto per Natale e che vorresti leggere. Ho deciso di non nominare i libri che mi hanno regalato i miei amici per Natale. Ciao amici! Semplicemente per non fare un torto a nessuno di loro, perché sono tutti quanti libri che ho davvero apprezzato tantissimo e che stanno sullo stesso piano per me. E di conseguenza ho deciso di nominare un libro che ho comprato io quando ho fatto il video book shopping. Credo a novembre 2021, ve lo lascio su nelle schede nel caso, perché quello è stato più o meno un mio autoregalo di Natale, quindi contiamolo in questo modo. Ed il libro di cui sto parlando è La casa sul mare celeste di T.J. Clune. No, non l'ho ancora letto, ma conto di farlo appunto in questo 2022, vedremo come andrà. E credo che sia uno di quei libri che va assaporati quando si è davvero nel mood. E quindi sono curiosa di vedere come Clune abbia dato vita al suo mondo. Un mondo magico, un mondo in cui svetta un orfanotrofio e dei bambini. Un mondo con una relazione LGBT, quindi non vedo l'ora di scoprire La casa sul mare celeste proprio a 360 gradi. Vedere se mi piacerà, ovviamente, spero di sì. A vedere se riuscirò a innamorarmi anche io, perché fino ad adesso ho sentito recensioni soltanto positive. Quindi vedremo come andrà quella casa sul mare celeste che rientra anche lui tra le mie priorità del 2022. Continuiamo. Nona domanda. Una serie che vuoi leggere dall'inizio alla fine. Quindi, in sostanza, una serie che non ho cominciato ma che voglio iniziare e finire nel 2022. E la risposta non può che essere la dilogia di Spin the Dawn, vale dire Spin the Dawn e Unravel the Dusk di Elizabeth Lim. L'ho comprata anche questa nel mio video shopping di novembre 2021. Io mi confondo, sono sicura di confondermi, quindi sono sicura che al posto di 2021 in alcune parti del video avrò detto 2020 e al posto di 2022 avrò detto 2021. Nel caso pace, a gennaio c'è sempre un attimo di riaggiustamento da fare per quanto riguarda gli anni. Sapete a che anno mi stavo riferendo. In ogni caso, anche questa dilogia l'ho comprata quando ho comprato La casa sul mare celeste, ma non l'ho ancora letta. Un po' perché sono spaventata dal secondo, di cui non ho sentito parlare bene, ed un po' perché non ho avuto proprio materialmente il tempo. Quindi il 2022 sarà sicuramente il suo anno. Io non vi sto parlando delle trame in questo video perché credo che sia un po' inutile, però come sempre giù nell'info box trovate davvero tutti i link ad Amazon e quindi anche alle trame. In ogni caso la dilogia mi ricorda un po' il fumetto Il principe e la sarta, quindi sono innanzitutto curiosa di leggerla, ma poi anche curiosa di vedere se mi piacerà e se mi piaceranno entrambi i libri o se anche io troverò difficoltà con Unravel the Dusk. Vedremo in questo 2022. Decima domanda, una serie che vuoi finire ma che hai già iniziato. Non vi nominerò serie di cui deve uscire l'ultimo volume, ad esempio Aurora Rising e Aurora Burning, ma vi nominerò una serie di cui ho il terzo in lettura, credo dal 2017. Sto parlando della serie di Queen of the Tearling ed il libro è The Fate of the Tearling. Sì, sono secoli che questa serie non si vede su BookTube e io l'ho un po' riesumata. Sono, credo, al 37% del libro. Questo è il segnalibro, cioè questo è il segno effettivo di dove io mi sono interrotta. Dal 2017, credo. Forse anche 2016, non lo so. Fatto sta che credo che sia proprio arrivato il momento di concluderla questa serie. Mi è venuto lo scrupolo, diciamo così, quando una ragazza su Goodreads mi ha commentato lo stato di lettura di The Fate of the Tearling chiedendomi se lo stessi ancora leggendo o se me ne fossi dimenticata. E in realtà non me ne sono dimenticata. Io ricordo perfettamente sia i primi due che dove sono arrivata con questo libro, è solo che ho perso proprio la voglia di finirlo. Però mi sta un po' tornando, più che altro perché davvero mi manca pochissimo per finirlo, nonostante le pagine siano fitte di scrittura e non è proprio il miglior libro da leggere a causa del colore, secondo me, della pagina. Però comunque voglio sapere come va a finire, ci sono dei misteri che sono rimasti in sospeso, quindi spero che nel 2022 riuscirò a finire non soltanto il libro, ma anche proprio tutta la serie, appunto, e così dargli una conclusione. Undicesima e penultima domanda. Stabilisci obiettivi di lettura? In tal caso, quanti libri vuoi leggere nel 2022? Di solito stabilisco degli obiettivi di lettura su Goodreads. Negli anni passati ne ho stabiliti 80, 100, 150, 200 libri l'anno e non sempre sono riuscita a rispettarlo.
Niente di grave, non sono una di quelle persone che si lascia prendere dall'ansia per la sfida di Goodreads e generalmente come ragiono quando imposto la sfida. Spero ovviamente di leggere tot libri, tra un po' vi dirò quanti ne ho inseriti nel 2022, ma al contempo, anche se non finisco la sfida, non mi dispiace, perché comunque la sfida la continuo. Non è che finisce là, insomma, io continuo a leggere anche se la sfida non è conclusa, quindi amen. E continuo a leggere anche se la sfida è conclusa. Inoltre, la sfida mi serve più che altro per mantenere un track di quello che ho letto durante l'anno, di quante stelline ho dato, delle recensioni da fare, quelle fatte. Insomma, è un po' più un promemoria di mese in mese di ciò che ho letto che non un oh mio Dio, devo leggere tot libri. Ne avevo già parlato all'interno di un video fatto lo scorso anno che magari vi lascio su nelle schede. Quindi, quest'anno che cosa ho deciso di inserire nel mio obiettivo di Goodreads? Come sempre, 100 libri. Forse, anzi, senza il forse, è un po' ottimista, avrei fatto meglio ad inserirne 80 come limite, ma sinceramente mi piace la cifra tonda del 100 e quindi 100 sia, poi se non lo concludo va bene lo stesso. Ultimissima domanda, hai altri obiettivi di lettura? Ne ho e in realtà sono praticamente gli stessi dello scorso anno. Il primo fra tutti è mollare i libri se non mi piacciono. Anche su questo ho fatto un video che vi lascio su nelle schede ancora una volta e quest'anno sono più determinata che mai a mollare i libri che non mi stanno piacendo. L'anno scorso, soprattutto verso l'inizio dell'anno, sono riuscita a mantenere questo proposito, ma poi verso la metà del 2021 e verso la fine dell'anno ho abbandonato questo mio proposito e di conseguenza, anche se i libri non mi piacevano, non li mollavo, sbagliando. Quindi nel 2022 voglio riuscire a portare avanti anche il camion, oltre alla pioggia, voglio riuscire a portare effettivamente avanti questo proposito per tutto l'anno e per tutta la mia vita da lettrice, perché ci sono troppi libri per troppi pochi secoli, come dice J. Christoph. E quindi ho necessità di lasciare le cose che non mi stanno piacendo. Va bene così, se non mi stanno piacendo non me ne posso fare una colpa né posso flagellarmi leggendo il libro che non mi sta piacendo, quindi lo abbandonerò, o almeno ci proverò. Altra cosa, cercherò di leggere, e anche in questo nel 2021 non sono stata proprio bravissima, soltanto le cose che mi interessano davvero. Questo vuol dire che non amplierò tantissimo la wishlist, cosa che avevo già fatto nel 2021, perché ci sono dei titoli che voglio davvero leggere e quelli là hanno la priorità. Questo va da sé, mi porterà, se riesco, ad acquistare meno libri, ma vedremo, vedremo se riuscirò, vedremo. E soprattutto a dare priorità non tanto alle nuove uscite, ma a quelle che ho già in libreria, perché appunto sono libri che ho già in libreria e vorrei leggerli. Non mi crea ansia, l'avevo già detto in un video e in vari video passati, il fatto di avere tanti libri da leggere in libreria, però sento che è arrivato il loro momento e quindi perché no? A questo punto il book tag finisce qua, fatemi sapere quali sono i vostri propositi del 2022, fatemi sapere se abbandonate i libri o non li abbandonate e fatemi sapere qual è un libro, soltanto uno, che volete davvero leggere nel 2022 e che siete sicuri riuscirete a leggere. A questo punto io come sempre vi invito a mettere un pollice in su, un commentino qui giù se il video vi è piaciuto, se vi piacciono i miei contenuti iscrivetevi al canale e attivate la campanella e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!